Ciao amici, benvenuti nel mio canale e nella mia cucina. Stasera preparerò una Caesar salad buonissima. Ciao! Cominciamo a tagliare i pomodorini. Li tagliamo a metà. Oggi farò una Caesar salad col pollo. Così recupero tutto quello che ho in frigo, perché io non butto mai niente. Ora prendo i pomodorini e li metto in un piatto. Nel frattempo ho tagliato anche dei finocchi, a listarelle così, e li mettiamo nel piatto insieme ai pomodorini. Ecco qua, finocchi e pomodorini. Prendiamo un bella patata e sbucciamo un cetriolo. Facciamo un'insalata buonissima oggi, eh? Prendiamo un coltello, tagliamo il pezzo di sopra e il pezzo di sotto, così. Ok. Ecco. Tagliamo a metà il cetriolo e tagliamolo a mezzelune, così. Ecco qua, mettiamo tutto insieme ai finocchi e pomodorini. Prendiamo una cipolla rossa e tagliamola sottile sottile. Tagliamo a metà. La tagliamo sottile sottile. Prendiamo la cipolla e mettiamola nel piatto dove ci sono i pomodori, i cetrioli, i finocchi, eccetera, eccetera. Taglio dei petti di pollo a straccetti. Prendiamo una padella, olio d'oliva, prendiamo un piatto di plastica e mettiamo dentro del pan grattugiato, dove metteremo gli straccetti di pollo. Facciamo così, li sporchiamo con la carne, con il pane grattugiato, così. Cominciamo a mettere nella padella. Quando è cotto lo togliamo. Ho messo un mazzetto di prezzemolo tritato. Li ho messi nella carta per scolare. Ora in piatto e assaggio. Condisci con olio, limone e sale. Ora assaggio la Caesar salad. Prenderò solo un pezzo di carne, perché sono per cena e non le voglio rovinare prima di cena, che sono veramente belli i piatti. Ora assaggio un pezzo di carne. Vabbè, dai, un cetriolo. Sti gatti. Buono. Allora, io le fettine di pollo non gli metto né l'uovo né non metto neanche tanto olio in padella. Faccio un giretto d'olio e
e le faccio cuocere così e vengono come se fossero delle cotolette, buonissime. Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, mettetemi qualche commento, condividete il video. Alla prossima ricetta, ciao 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 ciao.